anche un'altra di partita, vabbè, ma il desiderio dirti che insomma lo sogniamo, lo culliamo questo sogno di fare prima o poi un colpo importante fuori casa, però va fatta con, normale, con una certa maniera, con un'intelligenza tattica domani più che mai, non perché è una partita diversa dalle altre. Affrontiamo la squadra, magari mi sentirete dire sempre le solite cose, però è un dato di fatto che quando affrontiamo noi in quel momento quella squadra è la migliore del momento. Affrontiamo una squadra che è forte di suo, arriva da un periodo ottimo, gioca in casa ed è una squadra che, se trova fiducia, che ne hanno molta qualità, possiamo veramente faticare molto. Dobbiamo essere molto bravi domani a star molto stretti, corti, e ripartire veramente più che mai, non rinunciando a qualche ripartenza maggiore, pur di lasciare un po' scoperta qualche zona, perché domani dobbiamo provare con una squadra che metterò in campo apposta con una certa gamba vivace, briosa, per mettere in difficoltà loro. Senti mister, l'idea di proporre di nuovo Varas a sinistra ce l'hai? Sarà quella, diciamo, l'indicazione? Guarda, sai, su Varas che abbiamo fatto tutti i discorsi, sì, certo, lo sappiamo, certo. Non è che voglio dire, poi quello che sarà in futuro valuteremo, non c'è dubbio, il futuro è quello immediato, perché ormai manca, certo, poco, vabbè, ecco, non vogliamo, so che sappiamo benissimo lui che giocatore è. Però è in base a quello che sarà la partita di domani, soprattutto voglio un giocatore che spinga molto se dovesse giocare da lui, ma con due attaccanti, anche due centrocampisti, soprattutto due attaccanti, poi vedrete domani, ma se qualcuno ha già capito quali saranno le mie intenzioni, di avere dei giocatori rapidi, dei giocatori veloci per ripartire molto, perché loro è una squadra che attacca con molti giocatori, dobbiamo fare molta densità e ripartire immediatamente. Poi ogni partita ha la sua storia. Quindi in certe situazioni hai bisogno di uno che davanti ti difende palla per far salire la squadra, domani abbiamo bisogno di ripartire velocemente e lui è uno di quelli, anche se esterno, che ci può far ripartire, come può essere De Grazia in mezzo al campo o i due attaccanti, dove li sceglierò domani in funzione proprio per questo motivo. Mi ricordo che vi ho detto a voi che magari con certi giocatori dall'inizio non posso giocare, non avendo una boa particolare, poi ci sono partite che quelle caratteristiche ti dicono di fare in una certa maniera. Okay. Quindi da un duo di Batussi passiamo a un duo magari di Bassetti. Brava, può essere quello. Però vedi, credo che come tutte le cose, soprattutto contro questa squadra che ti dà spazio, te lo dà, quindi abbiamo bisogno il campo aperto, gente che corre. Ecco, quello soprattutto sarà la scelta, è stata la mia scelta in settimana. E più magari fisicità a centrocampo? Sì. Guarda, ho provato molto questa settimana anche il 3-4-1-2, quindi tre attaccanti, non è che non ci sono state risposte buone, perché poi soprattutto lavoriamo, poi facciamo la partita con la Beretti, mi rendo conto di certe cose, poi la settimana può non essere come la partita, è vero, però loro hanno un giocatore che in questo momento rompe gli equilibri avversari, che è Cesarini. Lui si mette dietro i due attaccanti, perché loro hanno un finto 4-3-3, perché Cianci sta esterno, ma in verità viene molto dentro, c'è Altiniere, Cianci e Cesarini. E lui in mezzo al campo, quando parte, in questo momento oltretutto, a mio avviso è uno dei giocatori più forti della categoria in quel ruolo, se non è il più forte, e ho bisogno di avere uno là, ma non che marchia uomo, non ci vuole, però un giocatore che in quella posizione possa lui trovarsi un muro, ecco, per poi ripartire. Sì, quindi fisicità, però almeno uno dei tre che possa attaccare lo spazio, naturalmente sarà De Grazia, con due attaccanti e due esterni che dovranno arrivare fino in fondo per mettere in difficoltà. Mister, domani finisce il girone di andata, vabbè, aspettiamo ovviamente come va domani, però tu un primo bilancio, diciamo, sul Teramo, in questo momento tu il bicchiere lo vedi mezzo pieno? Ma c'è qualcosa da migliorare ancora? Sì, ma assolutamente da migliorare c'è sempre. Mi piacerebbe pensare già da un po' la positività che io devo trasmettere anche alla squadra nell'usare un po' di più. Dobbiamo usare, lo possiamo fare, ma non perché prima eri una maniera e adesso l'ultima partita sei diverso, no, perché non è questo. È qualcosa di inconscio, a volte è vero, il risultato ti condiziona, il pareggino va bene piano piano, invece dobbiamo pensare
poi ogni partita sarà una partita diversa e difficile, che anche a Reggio, partita difficile, ma voglio di nuovo ritrovare quella squadra garibaldina, una squadra combattiera che riparte a mille all'ora, che possa mettere in difficoltà gli avversari, quindi dobbiamo ritrovare quello. Il bilancio dipende, guarda, ti dico la verità, può essere visto positivo da una parte, se pensi a quello che, ma non vuoi più pensare a quello che è l'obiettivo iniziale, ormai lo sappiamo, inutile ritornare, l'ho già detto più una volta, lo può diventare buono se queste due partite le finiamo in una certa maniera, veramente può diventare dal buono all'ottimo, altrimenti dirti che può essere lo stesso, positivo non c'è dubbio, però dobbiamo fare risultati in queste due gare, ma con la mentalità, la mentalità deve essere cambiata, ma già da un po', la partita con il Fano mi ha detto che questa squadra non deve avere timore, perché altrimenti va ancora più in difficoltà, quindi liberarsi di tutto, squadra spregiudicata è giusto, come l'ho detto, per mettere in difficoltà gli avversari, dobbiamo fare sempre così, indipendentemente dal sistema di gioco. Una domanda sul futuro te la faccio adesso, perché poi non so se avrò un modo, se avete magari già avuto modo di parlare del mercato, se hai intenzione di impostare il mercato sul 3-5-2 o un altro modulo. Guarda, ci siamo detti con la società, col direttore, il presidente, queste due partite, facciamo veramente queste due partite, perché noi fortuna o sfortuna avremo più tempo degli altri, perché la prima non la giocheremo, quindi andiamo a tutto gennaio, e questa è un'analisi che vogliamo fare, soprattutto che voglio fare in base ai giocatori che abbiamo e quello che possiamo anche fare in base al mio pensiero di prendere certi giocatori o mandare via altri, però non è detto effettivamente se può diventare un 3-5-2 futuro veramente con caratteristiche di giocatori, giocare a 4, 4-2-3-1, 4-3-3 come ci siamo anche detti o in passato abbiamo fatto, però abbiamo delle idee, non c'è dubbio. Però queste due partite, perché abbiamo molto tempo, è vero, bisogna prepararsi prima, però avremo molto tempo per farlo, quindi ci stiamo lavorando in quello che può essere, ma con l'obiettivo che dicevo prima di una squadra che 3-5-2 o 4-3-3, 4-2-2, ma che abbia un'impronta più offensiva. Questo è un obiettivo che ci siamo posti io insieme alla società.